No, questo ci dà molta sicurezza, sicuramente le squadre giovani hanno bisogno di quello lì. Questa è una squadra che è molto giovane, allora c'è bisogno di questo tipo di partite per sapere a che livello siamo. Secondo me c'è molta qualità e adesso bisogna soltanto mettersi in mostra. Ha sempre detto il Pescara è una squadra forte, in cosa deve migliorare? Magari deve migliorare un pochettino nella malizia dentro del campo, sportivamente parlando, perché questa squadra magari... Il problema di essere giovane è questo qua, magari la furbizia dentro del campo ancora ci manca un pochettino, però queste cose sono migliorabili, noi possiamo fare molto bene perché la qualità è la cosa più difficile da trovare in una squadra e questa ce l'ha. E a Duco Campagnaro quanto manca per tornare al top della condizione? No, ho fatto una partita con la Primavera e questa è la prima che gioco con la prima squadra, in Primavera non ho fatto neanche 90 minuti, avevo fatto 60 e niente, piano piano sicuramente perché era già da tanto che non giocavo, ci sono state anche le vacanze in mezzo, ho fatto soltanto 2-3 settimane di preparazione e adesso sicuramente giocando potrò trovare la condizione ideale. Ecco, all'ingresso mister Oddo ti ha detto prendi in mano la difesa, mi raccomando controlla tu la situazione. Ho 35 anni, forse si affida più per questo, un po' di esperienza ce l'ho e allora è importante quando il momento è delicato fare questo tipo di considerazioni. È andata bene. No, domenica sono impegnato con l'Under 21 e mi dispiace non essere con la squadra, ma sicuramente farò il tifo per la nostra squadra. Questa vittoria cosa cambia per voi? No, ci dà sicuramente fiducia, anche se eravamo già fiduciosi delle nostre caratteristiche e possibilità e andiamo avanti per la nostra strada.